Andiamo ragazzi. Cosa siete? Un gruppo di una banda? È un raduno di bande. Ah, vengono anche da, da Parigi, da Bologna e da Milano. E che, qual è l'obiettivo? È per un mondo di fratellanza. E... senza frontiere. Senza frontiere. E se è legato alle vicende del anche, ma non solo. E cosa volete? Fate parte di qualche associazione? Chi è che l'ha organizzata? Poi c'è il diritto alla casa. Chi l'ha organizzata? L'ha organizzato la banda di Milano. Banda di Milano? Un attimo che... parli un po' di... quello in giallo. E volevo chiedere, io sono di Affari Italiani, giornale online, qual è il senso di questa operazione, diciamo? Ti faccio però parlare con il responsabile della banda. Lui ha detto che sei, che eri tu. Posso rubarti un minuto? Sì. Io sono di Affari Italiani, giornale online. Volevo chiederti qual è il senso di questa iniziativa. Ma il senso dell'iniziativa è che siamo, diciamo, abbiamo questo incontro di bande che hanno un impegno musicale, sociale e politico. E c'è una banda di Parigi, c'è una banda di Bologna, noi che siamo la banda che ospita, che sono le scoppio. Voi siete la banda di Milano? Noi siamo la banda di Milano. Come vi chiamate? La banda di Ottoni a Scoppio. La banda? Di Ottoni a Scoppio. Ok. E, siccome adesso ci è successa questa cosa dei migranti, ci sembrava importante, noi avevamo un altro progetto, abbiamo pensato di fare questa iniziativa per ricordare che è assurda questa... questa è un'Europa catenaccio che fa sì che ci sono migliaia di morti ogni anno. Poi adesso se ne parla perché ce ne sono stati 200 tutti assieme. Ma in genere si tace. E adesso cosa fate? Dove andate? Adesso domani suoneremo alle 3 per il quartiere Giambellino in appoggio a un'associazione che si batte per la rivalutazione e la... qualificazione del quartiere, perché Felice dice c'è un progetto di abbattimento di una parte del quartiere, quindi siamo con loro, siamo con loro. Poi abbiamo una giornata di discussione e di musica insieme.